Un anno di ricordi, ma anche un anno di impegno nei progetti da portare avanti nella memoria di Monsignor Cesare Mazzolari, missionario comboniano vescovo di Rumbek, partito da Concesio in provincia di Brescia e morto un anno fa nel suo Sud Sudan. Eravamo un po' il suo motore, perché lui quando veniva a casa ci trasmetteva tutto quello che c'era nel suo lavoro. E poi abbiamo imparato ad amare anche noi il Sudan, quindi dobbiamo portare avanti questa eredità che lui ci ha lasciato. Nel tempo Monsignor Mazzolari è diventato uno dei padri del nuovo Sud Sudan, il paese che ha lasciato ad appena una settimana dall'indipendenza del 9 luglio, come se avesse aspettato un traguardo ricercato e condiviso con la sua gente per poi consegnarsi a Dio. E col cuore stanco, il 16 luglio 2011 ha cessato di battere a 74 anni d'età a Rumbek, la sua diocesi che ancora non ha un nuovo vescovo. I sudsudanesi lo hanno pianto, ma il funerale è stato un ringraziamento a Dio per aver donato loro il missionario Cesare Mazzolari, i cui progetti sono portati avanti dalla fondazione a lui intitolata, Caesar Onlus. Il suo grande sogno era la realizzazione di una scuola per insegnanti a Quibet, la prima in Sud Sudan, dove ci sono 16 docenti per 8-10 milioni di persone. La scuola l'ha iniziata lui 3 anni fa. Per la fine dell'anno completeremo questo centro e all'inizio del prossimo anno inizieranno i corsi veri e propri. Nel frattempo, a gennaio di quest'anno, sono iniziati i corsi per la riqualificazione del personale insegnante e quindi continueremo anche con questo. Il suo grande sogno era appunto quello di avere degli insegnanti formati che potessero formare la nuova classe dirigente del Sud Sudan.